Buongiorno ragazzi, stamattina vi vorrei parlare di una cosa molto importante per me, che sono i talloni. Dunque, io li odio i talloni, li detesto, proprio una parte del corpo che non sopporto. Capisco che ne abbiamo bisogno, purtroppo una vita senza talloni è una vita monca, insomma non è pensabile, però sono piuttosto brutti. E insomma, io, come avete capito, penso ho una fissazione con i piedi, no? Sui piedi. Io non li sopporto, proprio una parte del corpo orrenda. Per sopportarli devono essere molto belli questi piedi, ecco. E non è semplice. Dunque, io da ragazzina, ma neanche troppo da ragazzina, anche da grandina, se quando mi innamoravo di qualcuno, di qualche ragazzo, insomma, mi prendeva il batticuore, ero tutta stordita per questa persona, ecco, a me mi bastava poi dopo vedere i piedi, cioè se andavamo al mare, in piscina, o in qualche maniera, insomma, io riuscivo a vedere i piedi di questo ragazzo e aveva dei piedi brutti. Non lo amavo più, ma nel giro di un nanosecondo, io non lo amavo più. Avevo dei problemi anche a accettarlo come amico dopo. Ci riuscivo, però, insomma, dovevo sforzarmi di non pensare a quei piedacci. Per cui avrei preferito che avessero dei piedi belli. Però, insomma, sicuramente dal punto di vista di fidanzamento, baci, abbracci, stare insieme proprio per me era morta e sepolta quella persona con quei piedi brutti. Ma è successo più di una volta, assolutamente. Ragazzi, secondo me è un motivo più che valido lasciare o non mettersi proprio con una persona per via dei piedi. Scusatemi, ci pensate magari uno è lì tutto a darsi bacetti, a farsi coccolini e sbuca un piede così? Io non ci posso pensare, è una cosa immonda. Vabbè, comunque, detto questo, benissimo, i piedi ci sono, ne abbiamo bisogno, è andata così purtroppo, e vabbè, teniamoci, però nascondiamoli, quelli brutti. Io l'ho già detto nel video contro gli zoccoli, va bene, o non mi ricordo contro cosa, però io lo vorrei ribadire, visto che sta arrivando, domani è primavera, e via via andremo scoprendoci sempre di più, andremo scoprendoci anche i piedi, purtroppo, si andrà scoprendo anche chi non dovrebbe proprio scoprirseli, va bene, però ragazzi, almeno i talloni, porca miseria, teneteli nascosti, non ricominciate voi sabot, io sabot li odio, sono delle scarpe schifose, hanno qualcosa di osceno anche, cioè i talloni hanno qualcosa di osceno, di volgare, di che schifo, ecco, per cui non ricominciamo con i sabot, io vorrei sapere chi cavolo ha inventato i sabot, ecco. No, veramente, guarda, è come c'è nel film di Woody Allen, Harry a pezzi, a un certo punto lui fa la discesa in una specie di inferno dantesco e via via a ogni piano, sarebbe ogni girone, dice chi incontra e mi sembra che quasi alla fine, vicino a Lucifero, incontra gli avvocati disonesti, qualcun altro e quello che ha inventato gli infissi in alluminio. Ecco, io ci metterei anche in questo girone infernale quello che ha inventato i sabot, fanno schifo. Oltretutto, cioè, sono di una scomodità inenarrabile, perché uno, cioè, allora andate a giro in ciabatte, mettetevi delle pantofole e andate a giro in pantofole, sareste più dignitosi, almeno sono delle pantofole. No, quelle, i sabot, è proprio, vorrebbero essere scarpe, ma non ci riescono. Oltretutto uno mentre cammina, fum, si deve anche riagguantare il piede, cioè cammini ti devi agguantare la scarpa col piede, tin, cioè si cammina da idioti, soprattutto devi fare anche una minima corsetta, non ce la fai, corri tipo papera con quei sabot, e poi c'è tutto il piede coperto, uno c'ha il piede completamente coperto e il tallone nudo, cioè, ma mi spiegate il senso, come se io andassi a giro normalmente con i jeans, il mio golf, la maglietta, tutto, e due buchi nelle chiappe, le chiappe nude, pensa, così, non lo so perché, mi sembra bello, oppure con un buco sulle tette, ecco, una tetta sì, una tetta no, di fuori, ma cioè non ha senso, e poi è osceno, proprio, via, per favore, non ricominciate con i sabot, mettetevi delle scarpe, dei sandali, ma almeno dei sandali con il tallone coperto e davanti aperto, va bene, ora basta con i piedi, perché io mi ci fo una fissazione con questi piedi. Vi dico un'altra cosa velocissima e poi si passa a un tutorial, è molto bellino secondo me.
Se qualcuna di voi ha tempo, non sa che fare, c'ha l'insonnia, c'ha l'ansia e vuole un attimo rilassarsi e ridere, vada per favore a vedere tra i commenti del mio video Invettiva contro l'allegria, e non mi ricordo poi se era un tutorial o un video creazione, non mi ricordo. Perché c'è una gentilissima ragazza, signora, non so cosa sia, che devo dire mi ha dato contro, ma in un modo... Ragazzi, io sono rimasta colpita dalla sua sottigliezza, dalla sua arguzia, dal suo modo di essere così profonda e di analizzare il mio monologo. Ha fatto l'esegesi delle mie parole, mi sono venuti i brividi, sono rimasta stupita veramente anche dalla sua ironia, dal suo senso dell'umorismo, dal suo saper così andare a fondo degli argomenti trattati. Ecco, è una persona veramente, si capisce, molto sfaccettata, è una persona che assolutamente si capisce che è molto intelligente per via di questa grande ironia, perché come tutti sanno l'ironia si associa all'intelligenza, ecco, per cui insomma io sono rimasta colpita dalla sua capacità di sintesi anche veramente incredibile e dall'uso del linguaggio così puntuale, pungente, assolutamente preciso, e devo dire che appunto è stata una critica, ma insomma una critica sicuramente sagace, arguta e insomma molto pensata e lavorata, e ecco, non so cos'altro dire, vi dico soltanto che è così, inizia, cioè la prima frase è questa: oh mio Dio, che palle che sei! Ecco. Dopodiché inizia tutto uno sproloquio sul fatto che io sono una sfigata, che io sono, aspetta, e tutti gli sfigati come me, aspetta, e poi sono deprimente, ecco, che sono deprimente, e poveri tutti quelli che abitano con me, di cui mi devo prendere cura. Ragazzi, ora, a parte tutto, cioè, io non me la sono sentita nemmeno di offendermi, ma cosa ti vuoi offendere? Come sparare sulla Croce Rossa, bella forza, è inutile, si vince facile, per cui veramente non è questione di offendersi. Certo è che rimango ogni volta basita dalla grandissima maleducazione di certe persone, ecco, una maleducazione che secondo me è figlia proprio di un po' dell'imbecillità sicuramente, però è figlia anche di tutto questo dover sempre dire quello che si pensa, dover sempre battere il pugno sul tavolo, sentirsi in dovere e in diritto di dire sempre la propria opinione quando nessuno te l'ha chiesta, oltretutto. Comunque, va bene, chiusa parentesi, andate a vedere i commenti se vi va di ridere un po', perché veramente è incredibile. Allora, detto questo, sono già passati 7 minuti, 37, 38, 39, 40, vi faccio il tutorial di questi. Allora, io ci ho fatto degli orecchini, va bene, però questi moduli che sono indipendenti gli uni dagli altri, poi dopo si mettono insieme e vi farò vedere come, si possono usare in mille modi per fare orecchini, per fare braccialetti, per fare collane non troppo lunghe, se no si rigira, ma insomma collarini che quest'anno vanno tanto di moda, un pochino più qua. Allora, un pochino più giù, vedete, vi faccio vedere, ora questi sono in argento, non so quanto si potrà vedere, sono... Allora, ci tengo a dire che non sono assolutamente una mia invenzione, avevo visto un tutorial un paio d'anni fa, direi, per cui non mi ricordo di chi, comunque di una ragazza latinoamericana, una signora latinoamericana, che si capiva benissimo perché parlava lentamente, per cui devo dire era semplice capirla, e comunque poi si spiegava bene anche attraverso i gesti, per cui, però sinceramente non mi ricordo chi sia, ecco, spagnola o latinoamericana, comunque. Allora, io ci ho fatto gli orecchini, vedete, ogni doppia spiralina è un modulo a sé, indipendente dall'altro, che poi si collegano dietro attraverso una serie di anelli e di incastri. Ora vi mostrerò come si fa. Vedete, ora io qui l'ho fatto in senso decrescente, dal più grande al più piccolo, fino ad arrivare ad una sola spiralina, ma se li fate tutti uguali questi modulini, viene sicuramente, vedete, un braccialetto molto bellino, viene una collana, insomma ci potete fare tutto quello che vi pare, potete farne un milione di questi moduli e fare degli orecchini così oppure piccoli, quello sta alla vostra fantasia, e sbizzarritevi. Oddio, come vi pare, aspettate che prendo tutta, vi faccio vedere i fili di cui abbiamo bisogno, io lo farò in è sempre alluminio in color rame chiaro. Allora, abbiamo bisogno
di filo d'alluminio, ovviamente, le nostre pinze, quelle solite a punta tonda, pinze a punta piatta e anche quelle con le pinze a punta di plastica, volendo, martello, perché c'è da martellare. Io preferisco sempre, perché l'effetto è molto più bellino e la forma, insomma, l'alluminio o il metallo si indurisce e la forma regge meglio. Ah, il filo d'alluminio da due lo uso, eh. Più fine è troppo fine, più grosso viene un mappazzone, sinceramente si può farlo anche col 2,5, col 3 è troppo grosso, insomma, però col 2,5 viene un po' mappazzone, secondo me il 2 è perfetto. Allora, le pinze, abbiamo detto il martello, un qualcosa su cui martellare ovviamente e basta, direi. Allora, io ho ritagliato del filo di alluminio. Ora, questo è intorno ai 10, il più grande è intorno ai 19 cm, vedete, poi ne ho ritagliati altri due, così a scalare, in modo che le due parti, cioè scalino in maniera simmetrica, va bene, 1, 2, 3, naturalmente l'ho fatto due volte, perché sto facendo degli orecchini, per cui è una coppia, ok, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, vedete, in maniera simmetrica deve rimanere lo spazio. Poi non importa essere così precisi col centimetro, perché tanto poi andremo semmai a ritagliare un pezzettino. Aspettate che sistemo meglio l'inquadratura per farvi vedere come lavoro. Allora, eccomi qua. Dunque, iniziamo così. Prendiamo il primo filo più grande e più o meno verso la metà. Anche se non è che dovete star lì col centimetro, naturalmente io sono perfetta, lo faccio praticamente perfetto, e andiamo a creare questa semplice U. Stringiamola un po', ecco, la U la andiamo a incrociare appena, così, va bene? Adesso con le nostre pinze a punta piatta e dal dentro liscio, a livello dell'incrocio del filo, andiamo a piegare indietro e indietro, in questo modo deve venire così. Uniamo qua i fili, che se sono un pochino aperti, e vedete, i fili coincidono, altrimenti se non avessero coinciso avremmo dovuto tagliare un pezzettino, ma insomma nulla di male. Adesso prendiamo le pinze a punta tonda e da questi due pezzetti che abbiamo creato andiamo a formare due spirali che non devono arrivare esattamente qua giù, diciamo a livello della nostra curvatura, ma devono terminare appena sopra. Ora ve lo mostro. Naturalmente non stringete troppo. Io dico sempre di fare il primo, diciamo il primo giro che dà vita, ecco, che dà vita alla spirale, il più stretto possibile. A me non mi piacciono troppo larghi, che poi si vede attraverso. Ecco, per cui si fa il primo giro, dove non si arriva più, si va con le pinze di plastica, che ora io ho perduto, aspettate, dove si vanno mai, ecco. Con le nostre pinze a punta di plastica, per non sciupare naturalmente l'alluminio, che sennò verrebbe tutto ammaccato, anche se dopo lo martelliamo, ma insomma non mi piace, e si va a fare la nostra girellina dell'equilizia senza arrivare proprio fino in fondo, ok? Lasciamo un pezzettino così, più o meno, io non so se vedete. Si fa la stessa cosa dall'altra parte, con calma e sangue freddo, si prendono le pinze a punta di plastica e si gira, così, e la facciamo arrivare allo stesso livello della prima, e le riaggiustiamo un pochino e via. Questo lavoro va fatto con tutti gli altri pezzetti di filo, va bene? Ve lo faccio rivedere un'altra volta. Questo è, eccoci, questo è il filo intermedio. Di nuovo si va più o meno a prendere la metà del filo, si fa la U, si incrocia la nostra U, dove i due fili si incontrano con le nostre pinze, si va a fare una ripiegatura dalla parte opposta rispetto alla direzione del filo. 1,
e 2. Adesso unisco qui, poi dopo lo sistemiamo meglio, insomma non ci sono problemi, unisco. Se non sono perfettamente pari questi due pezzettini, gli do una pareggiata, non lasciando la punta ma tagliando sempre dalla parte piatta del nostro taglierino, e andiamo a ricreare le due spirali. Cercate di farlo con la parte più fine della punta conica, così che venga bello stretto il primo cerchio. Io lo sto facendo a decrescere, va bene? Però voi, insomma, se li fate tutti uguali, potete fare tutti uguali, tutti diversi, insomma, fate voi. Io vi mostro questo paio di orecchini. Di nuovo andiamo a far coincidere le due spirali, che non arrivino esattamente in fondo, vedete? La prima, la seconda è più piccola, la terza sarà ancora più piccola e così via. Allora, io finisco di fare tutti questi modulini e poi vi mostro come fare ad assemblarli. Allora, eccomi ragazze, allora ho realizzato i tre aggeggini di tre misure diverse a degradare. Allora, adesso cosa faccio? Li prendo uno a uno, vedete, io ho già messo qui la mia inclinazione, e martello soltanto però le due spirali fino all'inizio del punto in cui abbiamo piegato. Non vado a martellare il cappietto, perché dopo diventerà troppo duro da piegare altrimenti e da lavorare, bisogna un po' aggiggiarlo. Dunque battiamo, non è che dobbiamo tentare di spaccarlo questo metallo, ma solo di martellarlo. Vedete? Soltanto fino a qui. E l'effetto è quello appunto bellino di segmentazione della luce. Si va a fare lo stesso lavoro anche con gli altri due. Ultimo. Attenzione a non schiacciarvi le dita. Bene, adesso dobbiamo piegare l'asola che abbiamo formato. Allora, con le punte a punta conica, insomma, io mi trovo bene con queste, pieghiamo l'asola dalla parte opposta rispetto alla quale abbiamo martellato, cioè io ho martellato su questa faccia, vado a piegare l'asola dalla parte opposta, non alla base, non vado a prendere, diciamo, l'asola alla base del ricciolino, ma un pochino più su, proprio in questo punto, lasciando, vedete, un pezzettino di filo che non è ben arricciato. Vado dalla parte opposta e piego, non del tutto, diciamo con un angolo, oddio mio, acuto, perché è un po' meno di 90 gradi, insomma, che cosa difficile, ma io che ne so. Anche qui faccio la stessa cosa, vado a piegare con un angolo minore di 90 gradi o di 90, insomma, ma che vi importa, piegatelo e poi storie, ovvia. Allora, indietro, anche qui. Ho ottenuto questi tre modulini con una codina ritta dietro. Adesso cosa faccio? Dal più piccolo, allora li devo un pochino risistemare, perché naturalmente con la martellatura si aprono, si spostano, poi tanto andremo a farlo anche dopo che abbiamo montato tutto, non c'è nessun problema. Ecco, allora, se vedete che si sono allargati troppo i cosini, li stringete un po', bene, allora io prendo il più piccolo, quello che deve andare in fondo, prendo il secondo, quello che subito deve venire dopo di lui, e vado a infilare, scusate,
No, nulla, era uno starnuto, ma scusatemi. Allora, vado a infilare la nostra asola dentro l'asola di quello più piccolo, di quello che sta in fondo. Infilo, se non si infila non c'è problema, forzatelo pure, tanto non accade nulla. Infilo in modo deciso. Aspettate, che ho fatto confusione. Ecco, di qua. Oddio, non si guarisce mai quest'anno. E si infila così, ok? Ve lo rimostro, anzi ve lo mostro con quell'altro. Adesso prendo il terzo ed ultimo elemento e vado ad infilare la sua coda, la sua asola, dentro l'asola del secondo. Vedete? Così, e lo rigiro e ho ottenuto questo lavoro qui. Adesso appoggio su un piano e con calma spiaccico indietro verso l'asola le nostre spirali. Ci possiamo aiutare con un martellino anche, non c'è problema. Ecco. Adesso con il mio martellino innanzitutto vado a risistemare dietro, perché delle cose si spostano, si allargano, non c'è nessun problema, con le pinze a punta piatta si sistema e si rimette tutto simmetrico, si stringe, si allarga, non ci sono problemi. Adesso vado a martellare un pochino le spirali che si sono alzate troppo. Ecco, scusate, ci ho avuto 700 starnuti uno dopo l'altro. Piano piano le risistemo, bello come mi pare, ecco, ed ecco, ora qui sotto io mi sono dimenticata, ma lo potete far finire così, ci potete mettere una rondellina singola, ci potete mettere una pietra, una perla, ci potete mettere insomma quello che vi pare, un charm, vedete che si muovono, sono carini perché appunto si muovono, hanno un minimo di sono snodati e sono molto leggeri e fanno una gran figura. Ora io li ho fatti un po' mignon, va bene, ma insomma, se li fate tutti uguali o anche a crescere e decrescere, vengono dei braccialetti molto bellini, super di effetto, e insomma ci vuole un po' di pazienza a farli, però secondo me il risultato è molto carino, soprattutto se d'argento, vedete? Fanno un sacco di figure. Ora io non l'ho fatto in argento perché secondo me si vede meno, ma forse sbagliavo, non lo so. E ecco, rieccomi. Per cui insomma io spero che questo piccolissimo tutorial vi sia piaciuto, ripeto, non è assolutamente farina del mio sacco, però l'ho trovato molto bellino, interessante, ho provato anche a ricercarla lei ma non sono riuscita a ritrovarla, e niente, insomma, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile, andate a vedere quel video contro l'inventiva contro l'allegria, che è divertente, quello che ha scritto quella ragazza, e nulla, a presto e un bacio a tutte, ciao ragazze!